Che fastidio questo slip, ma chi me l'ha fatto fare di mettermelo? Ma dove sta andando? Ma perché ho scelto queste mutande oggi? Mamma mia, sembra che mi stia cadendo. Aiuto, non vedo l'ora di tornare a casa, mamma mia. Forse devo comprare una taglia in più. Dimmi la verità, quante volte ti sei ritrovata a vivere anche tu queste scene? Quante volte hai pensato che dovessi acquistare una taglia in più dello slip che stavi indossando? Immagino tantissime. Ma ti svelo un segreto, non è una questione né di taglie né di misure, bensì di modelli. Anche le mutande hanno la loro forma. Cosa credi? Non sono mica tutte uguali. Sta a noi ricercare il modello che meglio accompagni il nostro addome, il nostro lato B e i nostri fianchi. Io sono Sara e sono una consulente d'immagine e una fashion stylist. Iniziamo elencando i 5 modelli di mutande più comuni e più facilmente trovabili all'interno dei negozi. Lo slip classico a vita media o bassa ha una buona coprenza sul lato B, è comodo e senza troppi fronzoli. La culotte a vita bassa, media o alta, anche questa ha una buona coprenza sul lato B ed è quel modello che si distingue per cadere all'inizio della coscia, come se fosse un boxer da uomo. Brasiliana, questo tipo di mutanda è una via di mezzo tra lo slip classico e il perizoma. Nella parte posteriore, infatti, questo modello di slip ha un triangolino di tessuto che copre una piccolissima parte di glutei, per poi assottigliarsi come avviene proprio nel perizoma. Perizoma, questo modello si distingue per lasciare completamente scoperte le natiche in quanto è costituito da una sottilissima striscia di tessuto che si nasconde proprio tra i glutei stessi. È ottimo per quando indossiamo dei vestiti particolarmente aderenti. Abbiamo poi tutto quell'intimo a vita alta che può essere in realtà di qualsiasi modello, si caratterizza ovviamente per fermarsi sotto l'ombelico o addirittura all'altezza dell'ombelico stesso, può essere più o meno sgambato, più o meno coprente. Ricordati che i consigli che seguono sono generali e che soltanto dopo una consulenza d'immagine si può arrivare a definire in questo caso intimo perfetto per accompagnare nel migliore dei modi le tue forme. Questo perché siamo tutte diverse, ognuno con le proprie forme, i propri gusti, le proprie necessità e sarebbe semplicemente impossibile categorizzare tutte le donne del mondo in 5 body shape fatte e finite. Iniziamo con la body shape ovale, fisicità che presenta spalle e fianchi bilanciati, un addome più morbido, rilassato. Ricordati che anche se sei magra puoi essere un ovale. Il lato B è spesso poco prosperoso. Quante volte ti sei ritrovata ad avere quella sensazione di star perdendo le mutande come se ti scivolassero? Scommetto tantissime. Questo perché? Perché spesso siamo portate a comprare mutande a vita bassa perché sono quelle che si trovano più facilmente all'interno dei negozi. Rispondi a questa domanda: indossi pantaloni a vita bassa, media o alta? Scommetto e spero per te che tu li scelga a vita media o alta, a seconda di quelle che sono le tue necessità. Ecco perché per le mutande non fai lo stesso? Ti consiglio di provare uno slip classico a vita media-alta, possibilmente sgambato e con una coprenza media sul lato B. Nulla di eccessivo perché se la mutanda presenta troppo tessuto sul retro non riuscirai a riempirlo, proprio perché come ti dicevo prima, spesso l'ovale ha un lato B piatto o comunque non prosperoso. Quindi troppo tessuto poi starebbe male, sarebbe scomodo e soprattutto si potrebbe vedere attraverso i vestiti. Anche un modello brasiliana può essere indicato, l'importante è che ti copra bene l'addome, quindi che la tua pancia sia in qualche modo sorretta, contenuta dallo slip stesso. Poi per il lato B puoi anche sbizzarrirti. Sono molto felice di interrompere questo video per farti sapere che sul sito di Impire è disponibile un nuovo riassortimento di bracciali e collane, in particolare quelle collane che sono andate sold out in pochissimo tempo e che mi sono state richieste davvero moltissimo. Ti consiglio di affrettarti perché anche se ho cercato di fare un restock più sostanzioso, i pezzi sono come sempre molto limitati. Ti ricordo infatti che tutti i prodotti Impira sono dei pezzi unici, lavorati artigianalmente da maestri vetrai di Murano, i pochi rimasti, e ogni perla si differenzierà dall'altra per le sue sfumature, il suo bagno di colore, le venature che troviamo su di esse.
stessa. Quindi non ci sarà mai un gioiello uguale ad un altro. Sarai la sola a possedere quel determinato monile sulla faccia della terra. Inoltre sono unici perché nessun brand ad oggi propone questo tipo di gioiello, un gioiello che potremmo definire statement in quanto letteralmente accende una luce sul tuo look rendendolo esclusivo e particolare. Nel caso tu non conoscessi la storia di Impira, Impira è un brand che ho fondato in quanto fin da piccola ho avuto la passione per il fatto a mano. Questo grazie anche a mia nonna che mi ha sempre creato abiti su misura che mi piacevano davvero tantissimo. Ogni volta che uscivo con le mie amiche, andavo a scuola, tutti mi chiedevano dove avessi comprato quegli abiti. Io ne ero estremamente gelosa e fiera allo stesso tempo, soprattutto perché sapevo che gli altri non potevano acquistarli. Questo aspetto dell'unicità mi ha sempre accompagnato quindi nella scelta dei miei abiti e dei miei accessori, in particolare grazie proprio alla nascita di Impira. Io ti lascio il link diretto al sito di Impira qui sotto, sperando che anche tu possa trovare il tuo gioiello. La body shape clessidra ha spalle e fianchi molto bilanciati, un punto vita particolarmente segnato. Può essere magra così come formosa. Ciò che distingue sempre e comunque una clessidra è la presenza di curve al suo interno. Per quanto riguarda la biancheria intima c'è un'ampia scelta, io consiglio solitamente di optare per delle mutande che comunque abbiano una buona coprenza sul lato B, proprio perché solitamente è prosperoso, a vita alta perché comunque è sempre bello segnare il punto vita anche con la biancheria intima. Non per forza deve essere il mutandone da nonna, perché so cosa stai pensando, Sara, vita alta più coprenza totale dietro cosa siamo, ma non è così, perché ci sono tantissime mutande davvero molto carine, sofisticate, in pizzo, che giocano con le trasparenze, che sono anche molto sensuali. Quindi la scelta c'è, bisogna soltanto cercare e trovare quello che ci piace di più. Ad ogni modo ti starà sicuramente molto bene anche lo slip classico, magari quello che si ferma poco sotto l'ombelico con un taglio dritto un po' sgambato, o la brasiliana con una shape un po' a V in modo tale da andare a segnare la bellissima forma clessidra. Insomma, puoi provare, sbizzarrirti, ma non dimenticare il primo modello. Proseguiamo poi con la body shape triangolo, ovvero quel fisico che ha spalle più strette rispetto ai fianchi più pronunciati e un punto vita spesso segnato. L'intimo ideale per questa figura è quello a vita alta e sgambato. Ricordati sempre che la mutanda non si deve mai fermare all'altezza dei fianchi, perché non vogliamo aggiungere troppo volume, quindi per esempio la culotte è bandita. O mi piace anche molto il modello a V, sempre sgambato e a vita media alta. Come coprenza scegli tu, sai che comunque una media coprenza è ideale, ma potresti optare anche per una brasiliana a vita alta, dipenderà un po' dal tuo gusto e anche appunto da quelle che sono le tue forme. Da evitare in linea generale gli slip a vita molto bassa e appunto tutte quelle mutande con molti dettagli nella parte inferiore. Passiamo poi alla body shape triangolo inverso, che ha spalle più ampie rispetto ai fianchi più stretti. In questo caso spesso sono molto belli i modelli come la brasiliana, il perizoma, quindi slip che non abbiano troppo tessuto sul lato B, a vita media bassa alta, qua dipenderà anche molto da quello che è il tuo baricentro, così come in tutte le fisicità. Molto belli anche gli slip classici o la culotte, proprio perché aggiungono volume. Sono anche particolarmente indicate tutte quelle mutande con qualche dettaglio particolare, quindi anche con più elementi, proprio perché aiuteranno ad aggiungere volume. Banalmente il pizzo è molto utile in questo. Concludiamo poi con l'ultima body shape, ovvero il rettangolo, quella fisicità perfettamente bilanciata tra la parte superiore e la parte inferiore, con un punto vita poco segnato, quasi assente. In questo caso l'intimo più valorizzante è vita media o bassa, molto belli i modelli come il perizoma, la brasiliana, ma anche volendo lo slip classico, la culotte, in quanto aggiungono un po' di volume e soprattutto danno movimento. Per esempio un altro modello molto bello è quello con una scollatura a V, proprio perché dà dinamicità proprio alla fisicità. Spero che questi consigli possano esserti stati utili, delle linee guida per scegliere il tuo prossimo intimo. Ti ricordo come sempre tutti i link nell'info box e la possibilità ovviamente di effettuare una consulenza d'immagine con me. Trovi tutte le informazioni qui sotto. Un bacione e alla prossima!